Partiamo dal presupposto che a me le curve non sono mai piaciute, per tutto quello che rappresentano, tutto quello che c'è dietro. Non pensavo che anche a Milano, insomma, ci fosse, questo tipo di situazione. A quanto pare stiamo difendendo, stiamo omaggiando chi? Un pregiudicato, quindi fuori dalle curve, dagli stadi. La gente di merda, pregiudicati, gente che fa del male a altre persone, devono stare fuori dal mondo del calcio perché voi siete la rovina del calcio. E oggi mi vergogno di essere interista perché non mi aspettavo dalla curva nord un atteggiamento come quello che è successo ieri. Abbiamo letto in queste ore tantissimi commenti di gente che sta lì, testimonianze di persone che sono state lì, famiglie con bimbi che sono stati cacciati perché la curva ha deciso così. Bisognava uscire dalla curva per rispetto di un pregiudicato, di un uomo di merda. Quindi potete scrivere quello che volete, questo è il mio pensiero. Tutto questo avvalora la mia tesi che io in curva non andrò mai, non andrò mai. Viva i tifosi per bene che vanno allo stadio per tifare e che non hanno secondi fini e interessi dietro tutto ciò. Voi siete il cancro e il male del calcio. Piena solidarietà a quei bambini, a quei genitori, a quei padri di famiglia e donne anche che erano andati allo stadio per vedere una partita, per rilassarsi per 2 ore, per svagarsi un attimino. Gente che ha fatto strada tantissimi chilometri, gente che ha speso soldi che hanno sudato al lavoro, non come la maggior parte di gente che millanta, insomma, soldi di qua di là. Da diciamo entrate losche e illecite. Purtroppo le curve sono strapiene di questi soggetti. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito e la società deve fare qualcosa. Deve fare qualcosa e dare il daspo, insomma, espellere a vita questi soggetti che non c'entrano nulla, nulla con lo sport e con il tifo. Vergognatevi, fate schifo, fate schifo. Per questo io in curva non vado mai, quindi se capita di andare allo stadio sempre o nelle tribune o nei pressi, insomma, del secondo anello, terzo anello, ma mai, mai, mai in curva perché purtroppo è pieno di gente di merda. Non sto facendo il buon fascio, sto dicendo che sono tutti tifosi così, però insomma quelli che trainano di solito le curve, la maggior parte non è gente insomma affidabile. Mi vergogno per quello che è successo ieri. Andando insomma alla partita, spero che questa cosa si finisca insomma con qualche comunicato dell'Inter dove ci dirà che provvederà per questi accaduti. Spero vivamente insomma che non se ne parli più e chi deve essere insomma condannato venga condannato perché sono degli atti da condannare, ecco. Mi fate schifo e mi vergogno da tifoso interista di queste cose. Vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi. Venendo all'Inter, partita diciamo che non era partita benissimo, insomma 20 minuti un po' così, poi insomma siamo andati in scioltezza, la sblocca De Vrij finalmente, ieri partita sontuosa, 8 a De Vrij, uno stacco di testa imperioso, in difesa impeccabile, bene tutta la difesa in generale, Dumfries sempre il solito morto che cammina, gente che è stata allo stadio mi ha confermato che è un brocco, serve un cazzo, sempre la solita nota negativa, ce l'abbiamo sempre sulla fascia destra, non a caso tutte le occasioni da gol vengono sempre sulla fascia sinistra, Inzaghi, tifosi dell'Inter, ma non vi viene, non vi fate quattro domande a dire ma perché vengono sempre da quel lato lì? La palla non gliela passano, Dumfries. Comunque, gol sontuoso di Barella su lancio lunghissimo di Bastoni, precisissimo, bellissimo. Bastoni, altra partita monumentale. L'attacco un po' Lautaro, secondo me, dovrebbe essere servito un po' meglio perché poi sotto porta arriva sempre poco lucido, parte sempre da troppo lontano dalla porta. Secondo me dovrebbe stare molto più vicino. Quindi spero che Simone Inzaghi, insomma, adesso che arriva anche Lukaku, gli possa garantire una posizione in campo dove può sfruttare meglio le proprie qualità e capacità. Benino Dzeko, insomma, fa quello che deve fare. Centrocampo top, adesso persino Inzaghi sarà un problema. Appena arriverà Brozovic,
coach, però comunque sono problemi che vorrebbero avere sicuramente tutti gli allenatori. E giustamente dice, allora, appena arriva Brozovic bisogna di nuovo smontare il centrocampo, che nelle ultime 4-5 partite ha funzionato a meraviglia, quello che ce l'ha mancato invece a inizio anno. Barella sontuoso, Mkhitaryan eccellente, lo stesso Calhanoglu. Bene, bene Di Marco, sempre il solito Di Marco. E bene, devo dire, anche Correa, perché comunque se l'è arriscata, perché se non la buttava dentro, insomma, veniva giù lo stadio per insultarlo. A me un po' dispiace, perché... Ma lo sapevamo che Correa comunque è un giocatore così. Quando lui ha voglia, decide lui quando deve giocare, insomma, gioca. È capace di fare gol del genere. Quindi è partito praticamente dalla difesa nostra, è arrivato fino in porta, ha calciato benissimo. Poteva anche servire compagni, però secondo me la sentiva sua quella palla. Dice, ormai che ho fatto tutti questi metri, sicuramente avrà pensato calcio e l'ho buttato dentro. Insomma, gli è andata bene. Lo vorremmo sempre così, molto più incisivo, molto più presente in campo, con più voglia, più grinta, ogni cazzo di partita, perché veramente ultimamente è stato un disastro. Comunque, bene così, finalmente si vede anche un bel gioco. E qualcuno dice che il bel gioco non porta spesso e volentieri risultati e quant'altro. A me piace pure vedere anche del bel gioco. E Simone Inzaghi, devo dire che negli ultimi anni, con tutti gli allenatori che sono passati, devo dire che è stato l'unico a far vedere un bel po' di calcio, di bel calcio a sentire. Quindi a me sta bene anche così. Insomma, se riuscissimo a coniugare il bel gioco anche ai risultati, sarebbe ovviamente la perfezione. Bene così, ragazzi. Adesso, se non erro, c'è la Juventus. Mi raccomando, caro Inzaghi, non abbiamo vinto, si può dire, neanche uno scontro diretto, se vogliamo chiamare quello della Fiorentina scontro diretto. Comunque uno scontro importante con una squadra, insomma, diciamo, con un livello un pochettino più alto. Quindi la Juventus in questo momento ha vinto a fatica al Lecce. Io credo che almeno 3-4 gol li dovremmo fare. Che dici, Simone Inzaghi? Tu comunque sei abituato a battere la Juve ai tempi della Lazio, quindi... Diciamo che la bestia nera della Juve è sempre stata Inzaghi, quindi credo di essere abbastanza tranquillo e fiducioso anche per questa partita. Forza Inter, sempre. E via disonesti e le teste di cazzo dalle curve.